L'Ancona batte con un rotondo 4-0 il Real Montecchio e mantiene invariato il distacco alla Fermana. La squadra di Mister Lelli ha tenuto sempre in mano il pallino del gioco e ha chiuso il match nella parte centrale del secondo tempo, infilando per 3 volte in 7 minuti la porta di Allegrini e gestendo poi la partita anche in vista degli importanti impegni della prossima settimana. Problemi per la formazione per Mister Lelli, che con l'infortunio a Pasqualicchio e con Marchegiani che non riesce a recuperare manda in campo gli under Nardone e Cellottini e porta in panchina dalla Juniores Stella e Giovagnoli. Ancona che quindi porta avrà Recchi, Bertozzini e Belelli sulle fasce, Arcolai e Pesaresi centrali con Malavenda e Tedoldi a centrocampo, Cellottini e Nardone come abbiamo detto sulle fasce e Genchi e Santoni in attacco. Real Montecchio con uno schieramento praticamente speculare, Allegrini tra i pali, Paccassoni e Marongiu esterni con Camelli ed Ercolani in difesa, Fattori e Paoli in mezzo al campo con Vallerani e Todescato sulle fasce, campo in appoggio a Montanaro. Parte subito forte l'Ancona, dopo 4 minuti Santoni entra in area dal vertice destro e scarica il sinistro in diagonale che esce fuori di un soffio. Il Real Montecchio è ben disposto sul terreno di gioco e non lascia molti spazi alle offensive doriche che si infrangono spesso sulla tre quarti. Ci provano così dalla distanza i ragazzi Lelli e al 17esimo è Genchi con il sinistro dai 20 metri a cercare la porta, palla che finisce al lato. L'Ancona prova a mettere maggiore pressione alle proprie offensive e passa in vantaggio al 21esimo. Traversone dalla destra che pesca sul secondo palo l'inserimento preciso di Nardone che da 2 passi di testa batte Allegrini. Trovato il vantaggio i dorici riescono a dare maggiore fluidità alla manovra e si rendono ancora pericolosi al 25esimo. Nardone sulla sinistra si libera di Pacassoni e mette al centro un raso terra insidioso verso Genchi. Marongiu alla disperata riesce ad anticipare l'attaccante dorico e spedisce in corner. Il Real Montecchio prova a reagire, va vicino al pareggio alla mezz'ora. Corner dalla sinistra di campo, il pallone sfiorato di testa da Camelli finisce sul destro di Fattori appostato sul secondo palo, ma il giocatore pesarese carica troppo il tiro e da buona posizione manda alle stelle. L'Ancona scampato il pericolo ritorna in avanti ed un minuto dopo Santoni si libera sulla sinistra dopo una bella combinazione con Nardone, cross delizioso che nessun giocatore dorico però riesce a deviare in rete. Cercano il raddoppio i dorici e prima del riposo ci vanno vicini per 2 volte, prima al 34esimo con Genchi che è liberato in area da una bella verticalizzazione di Nardone, prova la battuta col sinistro, Allegrini è attento e respinge. Poi al 38esimo con Pesaresi su punizione che chiama Allegrini alla respinta, Arcolai di testa sulla ribattuta, manca il bersaglio. La squadra di Lelli allenta la pressione prima di tornare negli spogliatoi, il Real Montecchio alza la testa e va anche in gol al 41esimo con Campo che però scattato in posizione irregolare riesce a scavalcare Recchi in uscita, poi si scontra con il portiere rimanendo a terra per qualche minuto, rientrerà in campo senza particolari problemi. Al rientro in campo dagli spogliatoi l'Ancona parte decisa a chiudere l'incontro il prima possibile e il Real Montecchio prova a reggere l'urto al 50esimo. Cellottini appoggia per la sovrapposizione di Tedoldi, cross smanacciato da Allegrini, il pallone finisce a Nardone, tiro a colpo sicuro dell'esterno dorico, Pacassoni sulla linea di testa salva la propria porta. Sul ribaltamento di fronte destro di campo con Recchi che ben appostato para senza grossi affanni, e questa l'unica volta in cui il Real Montecchio riesce a farsi vedere dalle parti dell'estremo difensore dorico, mentre continuano a spingere i ragazzi di Lelli e producono una nuova occasione al 57esimo. Malavenda raccoglie una corta respinta della difesa ospite e scarica un violento sinistro sul quale è bravissimo ancora Allegrini a deviare in angolo. Il raddoppio dorico è nell'aria e arriva al 60esimo. Paccassoni stende Nardone in area di rigore, sprezzola di Mestre, non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri Genchi non lascia scampo a Allegrini. L'Ancona vede i pesaresi storditi e decide di chiudere il match. Santoni prima al 62esimo dal limite mette i brividi a Allegrini. Poi al 64esimo arriva il terzo gol dorico, azione manovrata dell'Ancona con Tedoldi che dai 20 metri chiama ancora Allegrini alla respinta, ma Malavenda è il più lesto di tutti a raccogliere il pallone e spedirlo in fondo al sacco. Il sigillo finale alla partita lo mette Santoni al 67esimo,
Genchi viene atterrato in area da Cameli e per Sprezzola è ancora rigore. Il numero 10 Dorico dal dischetto spiazza Allegrini. La partita praticamente finisce qua con l'Ancona che negli ultimi 20 minuti fa accademia senza affondare i colpi e dà anche spazio all'esordio del giovane Stella e il Real Montecchio che non ha neanche la forza di cercare il gol della bandiera.